La tragedia ferroviaria riporta l'attenzione sul fenomeno delle morti sul lavoro. I numeri dell'INAIL dicono che nel 2023 i decessi sono in calo, ma il dato resta sempre troppo alto. Intanto i sindacati proclamano 4 ore di sciopero. I numeri ci dicono che i morti sul lavoro da inizio anno sono stati 450 e che probabilmente il 2023 si chiuderà con meno di 1000 decessi per la prima volta dopo 10 anni. Ma la tragedia della scorsa notte ci insegna che c'è ancora molto da fare, che il dato non rappresenta un'inversione di tendenza. Nonostante i numerosi tentativi per arginare il fenomeno delle morti bianche, molte aziende continuano a considerare la sicurezza un costo e non un investimento. Salute e sicurezza devono diventare una priorità in tutti i rapporti di lavoro, avverte Giorgio Graziani, segretario confederale. CISL. Partire dalla prevenzione, ma anche di controlli mirati, coordinati tra aziende sanitarie e ispettorato, formazione, nuova cultura della sicurezza a partire dalla scuola, ma anche una capacità di costruire filiere d'appalto che mettano al centro la partita della salute e sicurezza. Le sigle sindacali del trasporto hanno indetto per domani uno sciopero di 4 ore per chiedere chiarezza su quanto accaduto. Stefano Malorgio, segretario generale FILT CGL. Risposte si adducono a errori umani, non ci accontenteranno in questo primo momento e poi seguiranno invece cose e atti più concreti. Francesca Capannolo, GR1.